me solo il normale recupero di campionato è uno di quegli incroci da brivido che non si possono fallire. Arezzo punti 7, Fano punti 10, non servono altre parole, non è una partita come le altre. Benvenuti allo stadio comunale Città di Arezzo, è Arezzo, Alma Juventus Fano. Fano che con destro in panchina ha perso una sola volta, ha centrato la prima vittoria stagionale. L'Arezzo che cerca di recuperare ancora dallo stop forzato per Covid di quasi tutta la squadra, condizione fisica ancora che non è delle migliori. La classifica però non può aspettare per una sfida che manca da 22 anni, dal 1900. Si arriva da Carnilti, dentro verso Barbuti, buono il controllo, Barbuti, Barbuti, gran conclusione, gran gol, Barbuti, un gol spettacolare. Al nono minuto si inventa davvero un grandissimo gol che porta il Fano in vantaggio ad Arezzo. Un gol, inutile sottolinearlo, pesantissimo. Verticale per Cerci. Cerci preso e poi riesce a dare a Benucci. Benucci dentro per Belloni. Sembra una buona azione, mette dentro per Di Nardo. C'è un fallo di mano forse. Fallo di mano infatti di Di Nardo. Benucci qui, Carnielutti deve recuperare la posizione, Belloni prova a approfittare del vantaggio che ha, cross battuto, Benucci largo con deviazione, però ancora in mezzo al campo di prima qui la giocata di Baldini verso Parlati, Parlati in area di rigore, Parlati, Parlati, tentativo leggermente deviato da Baldan, sta per entrare anche Said del Fano, forze fresche dunque che vengono messe da destro. Di Nardo fermato, Cerci e non va tanto sopra la porta di Meli, all'improvviso Alessio Cerci, alto di poco. Trae Cutolo di Paolo Antonio, ancora Luciani, può andare al cross, pallone verso Zuppel, si impenna la palla. Spazio per Di Paolo Antonio che cerca Cutolo, prova la rovesciata, Meli, Meli, che parata e che rovesciata, riesce a dare a Said in mezzo, Ferrara, tiene palla, Ferrara, dribbling, Ferrara dal limite, sinistro alto, con deviazione però, Valuciani, pallone dentro, messo fuori Di Paolo Antonio, raccoglie, riapre improvvisamente Cutolo, è solo Cutolo, il pareggio dell'Arezzo, Nello Cutolo all'ultimo e arriva all'1-1 con il quarto gol in campionato proprio allo scadere. I recuperi sono finiti, non c'è più tempo, finisce 1-1. Il Fano dunque è andato vicino all'impresa con il gol di Barbuti nel primo tempo, difeso proprio strenuamente fino ai secondi finali alla vittoria che avrebbe portato il Fano a +6 sull'Arezzo.